Via. Cari amici di Inglourious Glorious Bastard, questa è una nuova puntata con un ospite. L'ospite si chiama Andrea Meneghini e vi spiego fra un momento chi è e che cosa fa. Come nasce questa puntata? Allora, io nella mia ingenuità di economista prestato un po' alla finanza, all'investment banking, all'asset manager, pensavo che la gestione dei supermercati fosse una faccenda abbastanza semplice. Da quando ero andato a studiare in America, quindi a metà degli anni 80, vedevo gli scanner a infrarossi, immaginavo che dietro ci fosse tutto un mondo sofisticato, digitalizzato, appena la cassiera scannerizzava, non so, la confezione di yogurt o la bottiglia di birra, l'informazione veniva passata a un sistema di gestione delle scorte che legava lo spazio sugli scaffali, al magazzino e poi alla centrale ordini per gestire tutto il processo in modo automatizzato. E invece, un bel giorno mi chiama una società innovativa, una startup, e l'oggetto sociale di questa startup era fare quello che io immaginavo venisse già fatto da oltre 30 anni. Cioè, mi dice: no, guarda, tu sei completamente fuori dal mondo. Allora, i supermercati non hanno alcuna idea di quello che c'è sugli scaffali. Quando i prodotti finiscono, benché vengano scannerizzati alla cassa, non c'è un'informazione che va a qualcheduno che poi metta i prodotti, diciamo, rimetta i prodotti sugli scaffali, tantomeno c'è un'informazione che lega la quantità e o la penuria di prodotti sugli scaffali al magazzino. Anzi, ti dirò di più: il magazzino del supermercato non lo controlla il supermercato. Lo spazio nel magazzino in realtà è affidato a dei terzisti, a delle aziende che la Coca-Cola, i produttori di vino, i produttori di formaggi, i produttori di caffè, di tonno in scatola, eccetera, eccetera, affidano a loro intermediari, i quali poi si preoccupano periodicamente di andare a verificare se il magazzino ha abbastanza scorte o meno. Insomma, una roba da, non dico da medioevo, però decisamente un sistema che non sfrutta appieno le tecnologie che ormai esistono appunto da svariati decenni. Allora, Andrea Meneghini è il direttore di GDO News. La GDO è la grande distribuzione, come molti di voi sapranno, e abbiamo discusso un po' con lui, ma come funziona questo mondo? E la cosa è piuttosto interessante, soprattutto in un momento in cui sta partendo l'inflazione, ci sono delle preoccupazioni piuttosto marcate sulla catena del valore, sulla fluidità, delle linee di approvvigionamento. E Andrea, oltre ad essere direttore di questa, pubblicazione, ha un'esperienza, pluridecennale, non solo in Italia, ma anche all'estero, quindi ha una visione che abbraccia più paesi e ci può aiutare a fare un po' il confronto tra
tra Italia, non so, Francia, Spagna, Colombia, Cina. Ecco, lui ha, diciamo così, lavorato in varie parti del mondo, ha vissuto le realtà, di vari sistemi e quindi cominciamo un po' a inquadrare il problema in Italia. Andrea, quanto vale la grande distribuzione come fatturato e come percentuale del PIL in Italia? Perché questo è un aspetto che forse non tanti conoscono. Allora, in Italia, Fabio, il numero ufficiale, parlo di numero ufficiale, il numero condivisibile, diciamo, è intorno ai 105 miliardi alla fine del 2020. Ora, è necessario però fare una precisazione. In qualsiasi mercato, quando si parla di quota e di valore di quel mercato, si fa riferimento alla somma dei ricavi dei bilanci delle aziende che popolano quel mercato lì. Nel caso della grande distribuzione italiana, questo non può avvenire per una ragione molto semplice, per la straordinaria polverizzazione del fatturato che si divide dentro 11.500 ragioni sociali. Ecco, questo è il concetto. Per capirci, in Francia, ma anche in Inghilterra, ma anche in Spagna, le prime cinque aziende, prime cinque ragioni sociali, diciamo che arrivano indicativamente al 50% del fatturato nazionale del loro paese. In Italia, la prima azienda in termini di fatturato, parlo di ragione sociale, è Esselunga, che supera di poco gli 8 miliardi. Ora, il valore 105 miliardi, se rapportato al valore di Esselunga, verrebbe da pensare che il leader di mercato ha una quota pari al 7,8, eccetera, una quota di questo genere qua. Poi ci sono in Italia le aggregazioni, quindi Mondocoop, Mondoconad, eccetera, eccetera, che aggregano una numerica di aziende sotto un unico cappello, che poi è anche lo store brand, e attraverso questo si esprimono verso il consumatore finale. Ciò che non sa il consumatore finale, in verità, è che dietro questo cappello ci sono diverse ragioni sociali, diverse logiche aziendali, diversi costi, diverse strategie, diversi problemi. All'interno del mondo Coop, che era leader, è stato leader per una vita fino a un paio d'anni fa, fino all'anno scorso, esistono delle singolarità straordinarie. Ma voi pensate, per esempio, l'e-commerce. L'e-commerce che dovrebbe essere un qualche cosa che viene legato in termini di marketing allo store brand e da questo, come dire, si diffonde, ma si deve diffondere alla velocità del vento. Cioè, oggi come oggi, ma soprattutto dopo la pandemia in Europa, ma non solo in Europa, è uno strumento che, sebbene costoso, è indispensabile per le attività di sell-out di queste aziende. Ebbene, voi immaginate che c'è una cooperativa che si è fatta dentro casa la sua azienda e-commerce e un'altra cooperativa che si rivolge a un terzista che fa di lavoro logistica e consegna a casa di prodotti e sono a 100 km di distanza, cioè cose impensabili fuori da questo paese. Allora, che cosa succede? È molto semplice. Quello che tu hai vissuto, ahimè, ora non voglio dire la normalità, perché ho citato Esselunga, che è probabilmente un esempio di saper fare filiera, catena del valore, di conoscere il vero costo industriale del prodotto messo a scaffale. Però quando usciamo da questi canoni entriamo veramente in un mare magnum di piccole aziende. Per me, io capisco che la grande distribuzione, che parliamo di PIL, 105 miliardi, lo indicizziamo subito, cos'è 4,5-5%, cioè siamo lì insomma. Se poi ci mettiamo anche l'indotto dell'alimentare, cioè la produzione alimentare, andiamo intorno ai 300 miliardi, quindi si parla di un mondo abbastanza importante in termini Assolutamente. di... Cioè, per Eppure... capirci, in confronto al turismo, ecco, non sfigura come valore aggiunto, cioè come quota di PIL. E pensa che poi si parla di, mentre il turismo è fatto da turismo interno, esterno, insomma, è un concetto che poi va esteso al concetto di paese Italia nei confronti del mondo. La distribuzione alimentare è qualcosa di nazionalissimo, visto che non siamo nemmeno esportatori di store brand, come invece succede intorno a noi. Cioè, ma la Coop, la volta che è andata in Croazia,
preso delle legnate. Cioè, l'unico che esporta è Eurospin che va in Slovenia, cioè si parla di niente, perché sono microaziende. E quindi nelle microaziende ci sono quelle inefficienze che tu menzionavi e che sono plausibilissime nelle PMI quando si parla di distribuzione. È vero che un'azienda è un miliardo e mezzo, a parte che sono 17-18 quelle che superano un miliardo e se si rapporta ai 100 miliardi già questo dovrebbe far pensare, ma al di là di questo, dall'uomo della strada, diciamo così, che vede aziende da 1 miliardo, 2 miliardi, pensa grandi efficienze, ma in verità non è così, perché se andiamo, che ne so, non dico Inghilterra e Francia, che sono padri del mass market retail, lo hanno insegnato, i loro modelli sono stati esportati anche negli Stati Uniti, per esempio, e quindi c'è poco da insegnare loro. Parliamo della Spagna, che comunque ha un PIL inferiore al nostro e dove siamo forse più equiparabili rispetto ad altri. La Spagna ha un leader che si chiama Mercadona, che fa leader, che fa 25 miliardi. Il nostro leader ne fa 8. Ecco, questa è la differenza. Cioè, noi viviamo un nanismo con dimensioni diverse, industriale, anche nel mass market retail, che è figlio di che cosa? Della stratificazione culturale no? Gastronomica, che è una grande qualità da un lato, che ci caratterizza straordinariamente da un lato, ma che poi quando si riduce in termini di distribuzione, purtroppo la parcellizzazione diventa un danno. Questo è chiarissimo, cioè è uno dei tanti settori in cui l'Italia non riesce a competere o quantomeno non riesce a esprimersi a livello di paese sviluppato, di paese avanzato, anche nei confronti di così, peers come la Spagna. Però perché in Spagna, che non credo poi ci sia, voglio dire, che non abbia delle competenze, delle caratteristiche, delle eccellenze particolari, noi continuiamo a sfigurare? Cioè, questa parcellizzazione, questa stratificazione, ha delle cause, non so, anche di natura regolamentare, politica o di, come posso dire, consuetudini poco ortodosse? Mi riferisco al fatto che Esselunga per anni è stata osteggiata nella sua espansione, che ne so, in Emilia-Romagna, che era il territorio delle Coop, oppure che per ogni volta che si voglia aprire un supermercato, scoppia una polemica a livello locale. Qual è, se tu dovessi indicare, il motivo, diciamo così, la pistola fumante che ha causato questa situazione? Non è il motivo regolamentare, legislativo locale. È chiaro che siamo in Italia, e non si può, evitare di pensare che queste cose non esistano. Tu dicevi bene, però a spezzare la lancia anche dall'altra parte, a Milano i favori che ha avuto Esselunga sono ben noti. Quindi voglio dire, Diciamo, ognuno ha le sue Sì, i suoi contatti, no? brava, esatto. Quindi quello che invece nel riferimento del paragone con la Spagna, che secondo me potrebbe essere calzante in questo caso, la Francia, che sta in mezzo fra Italia e Spagna, decise nel momento in cui la moderna distribuzione andava nel periodo da che iniziava la grande globalizzazione, dal periodo dell'inizio di Clinton, quindi primi anni 90, fini anni 80, la globalizzazione era un concetto mondiale, non esisteva soltanto negli Stati Uniti, c'era anche in Europa e anche il mondo della distribuzione lo stava vivendo. Era già arrivata Auchan in Italia in quel periodo, approdava a Torino, quindi poco dopo l'Oltralpe, e arrivava anche Carrefour comprando a Torino il gruppo GS una volta. Carrefour in Italia ha fallito, ma ha fallito, nonostante sia ancora presente, per amor del cielo, non voglio adesso, però le mire espansionistiche che aveva Carrefour, ma che aveva anche in Spagna, devo dire, sono crollate
Per due ragioni. Una la fate crollare in tutti e due i paesi, è il fallimento del modello ipermercati, che è il modello francese. Che è il modello francese. Il secondo, quindi il fallimento più veloce, è avvenuto in Italia e non in Spagna, perché il modello Carrefour era un modello di franchising, come la parola impone che sia il franchising, quindi regole rigide che es vengono esportate e applicate in tutti i paesi. Ecco. Queste cose qua, fino a qualche anno fa, con il consumatore degli anni 90 soprattutto, ma anche dopo, in Italia non era possibile farle. Perché? Perché, ma faccio entriamo nel merito. Allora, quando parliamo di supermercati, io parlo di contenitore. Dentro c'è la somma dei contenuti che sono i prodotti, quindi tutto il mondo della produzione alimentare. Faccio alcuni esempi per dare una chiara fotografia della cosa. I vini. Ok, i vini. I vini in Italia. Cambi città, cambiano vini. Cioè, voi non vedrete mai un prodotto in private label, a marchio del distributore, di vini. È impossibile, perché se una centrale nazionale, quindi chi ha lo store, detiene lo store brand, prova a costruire un assortimento sui vini, non sa da dove partire, perché in una regione ce n'è uno, in una città c'è un altro. Cioè, il problema della distribuzione è non aver saputo interpretare le differenze enogastronomiche che il nostro paese offre a noi e al mondo e che ci qualifica straordinariamente nel mondo del food, ma che penalizza la qualità della distribuzione, perché ognuno di noi è abituato a averci le cose di casa sua. Alberto, che ne pensi di tutto? Che pensieri, che reazioni ti suscita questo? No, ma non mi sorprende perché è molto regionalizzata l'Italia. Però non avevo mai questo ragionamento della grande distribuzione che era così polverizzato, non l'avevo mai fatto, mi ha sorpreso. Ma voglio tornare a una cosa che hai detto tu, hai detto in realtà non è la grande distribuzione che gestisce gli scaffali, ma sono i terzisti. Fammi capire questa cosa qui. Ma forse è meglio che te lo spieghi Andrea, perché diciamo, io lo capisco a modo mio, però Andrea sicuramente è più esperto e quindi ti può dire che cosa succede, diciamo, dietro le casse e perché succede. Allora, per spiegarlo parto da un esempio imminente, parlo dell'esempio Esselunga e poi da lì faccio capire il resto. Qualsiasi fornitore vada in Esselunga, Esselunga ha un planogramma e indica dove verrà posizionato il prodotto in tutti i 162, quelli che sono supermercati che appartengono a lei. E questo dovrebbe essere la regola. Cioè, probabilmente tu negli Stati Uniti avrai visto qualcosa di molto vicino a questo. Ecco, perfetto. Quando tu togli quegli 8 miliardi e passa e andiamo alla parcellizzazione famosa e andiamo alle varie insegne, che non voglio nominare per non deprezzarle, ci mancherebbe altro, poi diciamo il mare magnum della grande distribuzione, cosa succede? Succede che c'è quello che viene chiamato CEDI regionale, che è un magazzino di merci, che ha un franchising, è un franchisee con un'insegna, scegliete voi quale, tanto ce n'è tante, è franchisee di queste insegne, e poi ci sono i negozi. Spesso i negozi non sono di proprietà del CEDI, ma sono di imprenditori che sono a loro volta affiliati, quindi master franchisee e franchisee, per avere una logica, una terminologia che si possa comprendere in maniera unitaria. Lo scaffale è gestito o da un terzista perché arrivano i prodotti, viene consegnato direttamente al negozio, quindi Ferrero consegna al negozio, Galbani consegna al negozio, quindi uno sconosciuto che entra nel negozio, che è amico però del capo negozio, che entra e sistema il negozio e si prende i suoi spazi e se vede un buchetto ci mette 10 prodotti di più. Cioè, ovviamente poi ognuno fa il suo mestiere, o c'è questo modello qua, oppure se i prodotti arrivano a CEDI, quindi al magazzino centrale e magazzino l'ultimo chilometro al punto di vendita, viene sistemato da un ragazzo che sistema i prodotti a scaffale non sulla base di un planogramma, ma un po' a memoria. E quindi durante la pandemia,
che ci fu una crisi, che non era una crisi come la volevano far chiamare dell'ultimo chilometro. Io ho avuto delle discussioni anche su LinkedIn straordinarie con grossi manager che ovviamente negavano che ci fossero problemi di approvvigionamento, ma c'erano. Ma è ovvio, non nomino aziende, ma direttori commerciali di aziende, questa azienda che produce polli mi consegna il 30% perché non ne ha più, perché sta chiedendo tu, era normale che accadesse questo. Ecco, in un caso come quello, quando si scoppia l'organizzazione dell'assortimento, questa è demandata a una persona che va a sentiment. Ecco cosa succede. Quali sono le conseguenze di questo approccio, chiamiamolo euristico, ma diciamo così, un po' ad hoc? Cioè, in Diciamo termini che di perdita di ricavi, di valore aggiunto, di efficienza, cioè, di ci cosa si sono. parla? Allora, io ho un caro amico che è direttore generale di una catena di supermercati che viene dal mondo IT, quindi è un tecnico proprio di queste cose qua e ama questo genere di ragionamenti. Lui ha stimato, lui ha cambiato due o tre aziende, ha stimato che la perdita in termini di valore è quantificabile tra l'1,5 e il 2,5% dei ricavi, Del fatturato, del di fatturato. questi, che cosa, dei 100 miliardi o dei 300 miliardi Dei 100, dei dei 100. 100? Quindi stiamo parlando di una perdita sostanziale in un settore che viaggia con quali margini esattamente, Andrea? Non viaggia con margini. Allora, io sto fino mentre aspettavo di incontrarvi, stavo finendo l'analisi dei bilanci del 2020, giusto delle cooperative, delle Coop. Allora, la media, sto studiando le Coop del Nord. La media tra le Coop che hanno sede a Nord è sotto lo zero, quindi è negativo. Quindi, Ora, non tutte, preciso, la media nazionale diciamo che va dall'1 all'1,5, allora, ecco, i diciamo. margini, quindi, stiamo parlando di EBITDA oppure di profitti, di Profitto, cost, profit. profit, quindi per ogni 10 euro di fatturato, quant'è il profitto? L'1%. L'1%. Quindi questi sono i margini della grande distribuzione. E a te, ti dico un'altra cosa, Fabio, importantissima. Attento, perché una cosa che a me fa molto arrabbiare, quando si vedono i ricavi, cioè all'interno dei ricavi oggi i commercialisti cosa fanno? Inseriscono anche quelli che vengono denominati contributi promozionali. Sentiamo, perché questa è una cosa molto interessante. E Allora, com'è che fanno che riescono a mantenere i margini positivi? Cioè, come fanno a non perdere soldi queste aziende, i francesi, quando sono arrivati in Italia, hanno portato novità e metodologia nuova, soprattutto sotto il profilo degli acquisti, cioè hanno fatto capire che arrivavano con queste astronavi che inserivano all'interno delle città e dicevano: queste astronavi sono costosissime, e per cui il fornitore, oltre a darmi il prodotto e la giusta marginalità adeguata al prodotto, mi deve dare dei soldi, contributi promozionali. Questa è la genesi. Oggi il contributo promozionale non è più la genesi, che fino a qualche anno fa nei bilanci veniva messo nella voce altri ricavi, cioè ricavi che non appartengono al core business, ma che sono eventuali, ok? Oggi è talmente importante la voce dei contributi promozionali, enormemente superiore all'EBIT che abbiamo appena citato, enormemente superiore. 200, 400, 600, 700, 800% superiore all'EBIT che abbiamo citato prima, che vengono inseriti direttamente nei ricavi, cioè non sono più ricavi eventuali, è diventato business, che è un business B2B, è margine puro, non è un ricavo tra gli acquisti e le vendite, sell out.
è margine puro. Quindi stanno in piedi coi contributi. Questa è la verità. Alberto, interessante questa faccenda. Non lo sapevo questo, ma lo considero way of doing business. Ossia... Esatto, un po' lo è, però diciamo che il modello francese è stato, come dire, un po' esteso, diciamo così. Ma cos'è il problema? Vai, Andrea, sembra di capire che la grande distribuzione non stia guadagnando molto. Per esempio, una volta erano galline dalle uova d'oro, adesso sono in grande difficoltà. Io non ho mai capito. Allora, Alberto, le galline dalle uova d'oro sono diventate dopo il 1998, cioè quando una legge fatta dal governo D'Alema ha costituito il prestito sociale, ok? Che è stato molto criticato, però a suo modo geniale, dove le cooperative in definitiva si erano quasi sostituite alle banche senza averci degli organi di controllo che gestivano poi tutti questi flussi di denaro che venivano e vengono investiti. La verità qual è? Le cooperative erano galline dalle uova d'oro all'interno di questo mercato, perché avevano questa leva, gli interessi che producevano i denari investiti, che sono miliardi di euro oggi, miliardi di euro. Per farvi capire, una Coop che fattura alle vendite un miliardo ha comunque un altro miliardo di denari investiti dei soci. Ecco, questo è quello. Quindi, diciamo, come se fossero 50. Conti correnti dei soci, come esatto, conti quindi, correnti bancari, però gestiti dalle Coop senza una licenza bancaria. Certo, quindi allora, ci sono state forti discussioni. Poi, io mi ricordo che nel 2010 uscì un libro sconosciuto che a me tenne molto a cuore, che si chiamava La Coop non sei tu, scritta da un eretico, un dirigente Coop che era stato estromesso, una persona molto onesta che credeva molto nel mondo della cooperazione romantica del tempo che fu, e che, come dire, denunciava questo, la parte finanziaria che stava prevaricando il concetto mutualistico, e quindi scrisse appunto La Coop non sei tu, per dare proprio l'idea della gravità della situazione in cui versava la Coop. Poi anche oggi il mondo cooperativo in verità è molto più variegato, perché le Coop c'è Unipol, cioè oggi è un po' più complessa la situazione. Però ecco, diciamo che le Coop dalle uova d'oro non lo erano, perché rispetto agli altri avevano questo turbo straordinario, però questo turbo non serve più per una semplice ragione, Alberto. Le Coop hanno voluto, proprio perché erano galline dalle uova d'oro, hanno voluto fare grandi investimenti alla pari di Auchan e alla pari di Carrefour una ventina di anni fa, costruendo ipermercati. Oggi l'azienda che ha più ipermercati in assoluto è Coop. Sono buchi nello zoccolo, cioè sono serbatoi di perdite straordinarie. Come mai l'ipermercato non funziona in Italia? No, non solo in Italia, anche in Francia. Tu pensa che è fallito un accordo tra Auchan e Carrefour Francia. Il signor Moulier, che è proprietario di Auchan, si stava mettendo d'accordo con Alexandre Bompard, che è l'amministratore delegato di Carrefour, grosso personaggio del mondo della distribuzione, non solo, i quali due persone avevano compreso che il modello ipermercati, come questi castelli che vengono costruiti, dove la socialità si deve costruire e vivere intorno ad essa, non funziona più, ma come i department stores negli Stati Uniti, morti, cioè ci sono fallimenti uno dietro l'altro, perché è proprio un modello che per un periodo ha trovato l'emotività del pubblico, il favore del pubblico, oggi soprattutto quelli di modello francese che giravano attorno alla stella polare supermercato, ecco, mentre gli altri no, questi sono completamente falliti. Cioè, nessuno, a parte che una volta erano sinonimo di convenienza, oggi non lo sono più, anzi, tutt'altro. Ma poi devi prendere l'automobile, andare fuori città. Oggi tu vuoi la cosa a casa, non devi fare 20 km per andare a comprare le cose, è il contrario. E l'e-commerce in tutto questo che ruolo ha avuto? Cioè, è ancora un fenomeno marginale oppure è stato un aspetto, diciamo così, è stata
una delle cause della trasformazione della gallina dalle uova d'oro nel buco dell'ozono. No, no, non lo è. L'e-commerce nel mondo food alimentare è ancora un oggetto sconosciuto. C'è un dialogo piuttosto serrato tra gli analisti, soprattutto dopo la pandemia, dove chi vuole guardare al futuro con ottimismo pensa che questo sarà il futuro della nostra distribuzione. Io sono invece tra quelli che sono un po' più freddi sotto questo tema. E attenzione! Io anni fa portavo top managers di diverse insegne nazionali in Inghilterra, in Francia, a insegnare loro come si stava sviluppando l'e-commerce in quei paesi. Quindi viene anche, come dire, da una persona non sospetta nel fatto di curiosità verso questo strumento. Però la verità è molto semplice, è la polverizzazione. Cioè, io non posso immaginare che se c'è, per, come dire, sacche improduttive nella filiera del valore dell'azienda oggi, ci possa essere valore nella costruzione di un meccanismo e-commerce che per definizione perde soldi, insomma, è impossibile. Non ci credo, non vedrò mai un imprenditore del retail italiano approcciare questo tipo di filosofia. Il consumatore è pronto, attenti, se facciamo una distinzione, il consumatore è prontissimo a questo. È il trader che non è pronto, ma neanche un po'. L'unico che è pronto è Esselunga, che dopo aver, intanto ricordo, Esselunga ha cominciato a fare e-commerce nel 1999, che è incredibile a pensarlo, incredibile a pensarlo. Concezione americana, il patron Caprotti aveva mandato il figlio Giuseppe negli Stati Uniti negli anni 80, il figlio per me persona di assoluto valore, venne in Italia portando straordinarie novità che secondo me di cui l'azienda ancora oggi gode, e però è mia personale opinione. Però voglio dire, l'e-commerce, a parte questo caso eccellente, che dopo la pandemia ha sicuramente, in un momento anche di defiance, ha cresciuto molto. Dicono, ora non ci sono dati, non ci sono dati, ci sono delle voci che raccontano che il valore dell'e-commerce di Esselunga sia intorno a 1 miliardo, quindi degli 8,5 miliardi, dicono che uno è fatto dall'e-commerce, che è un numero, il 50% del mercato e-commerce in Italia, per capirci. Quindi, cioè. Però se andiamo a vedere gli altri paesi, in Inghilterra ha superato il 10% l'e-commerce, in Germania è il 6%, in Francia è il 7%. Di cosa stiamo parlando? Senti, c'è un'altra questione che spesso viene sollevata sui media, nei dibattiti. Un attimo, posso, scusa Fabio, ti interrompo. Vai, 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 vai. Andrea, Sì. ma Esselunga perde? No, guadagna. E la differenza tra Esselunga e le Coop sta negli ipermercati? Il modello di Esselunga è stato il Superstore. Il Superstore è un prodotto intermedio che sta fra il supermercato di prossimità e l'ipermercato. L'ipermercato, stando fuori dalla città, non riesce a creare tanta fidelizzazione. Il bacino di utenza è molto vasto e quindi deve usare strumenti di marketing molto forti, promozioni molto forti, eccetera. Patron Caprotti, Bernardo, era un genio nel trovare le locations. Questo è un mercato, ma come tutto quello del food franchising, anche ristorazione, dove l'ubicazione fa moltissimo. Certo. Quindi la sorte di Esselunga è legata oggi alla sua costruzione storica, voluta dal suo proprietario, che seppe, chi lavorava con lui racconta di questo fiuto straordinario nel riconoscere le ubicazioni adeguate per i suoi negozi, che oggi sono l'85-90% di quello che ha fatto, perché ne apre uno ogni chissà quanto di negozi. Comunque non sono ipermercati. No, sono quei superstore. Il superstore è un negozio che ha un referenziamento, la numerica degli SKU, quindi dei prodotti in esso contenuti, che è simile a quella degli ipermercati. Non ci sono molto mondo no food, ce n'è molto poco, è molto concentrato sull'alimentare, è molto vicino alla città e quindi ha un bacino di utenza sul quale si può costruire fidelizzazione. Il killer degli ipermercati è il superstore. Ah.
Ti stavo chiedendo, ma abbiamo diciamo, un minuto poco più. Il rapporto tra i produttori e la grande distribuzione, cioè si legge o si ascolta spesso che i pomodori vengono venduti a 10 centesimi al chilo e poi nei supermercati li troviamo, non so, a 1,50 euro, a 2 euro. Questo fenomeno, numero uno, è vero. Numero due, perché c'è una così grande disparità di prezzo? E diciamo così, è un modo che, diciamo, è uno sfruttamento, tra virgolette, della grande distribuzione verso i produttori o ci sono motivi che non possono essere aggirati e che quindi determinano questa disparità di prezzo. Allora, è un tema, io mi arrabbio, io ogni volta che vedo queste associazioni degli agricoltori, io prendo il giornale, faccio la rotolina, lo lancio nervoso, cioè, non è, allora, il problema qual è? Parlavamo di inefficienza della distribuzione, come si compensa l'inefficienza con i servizi? I servizi che te li dà terzi, quindi è una filiera molto lunga, alla grande distribuzione, poi che la grande distribuzione su certi prodotti deperibili chieda marginalità diverse, però signori, il prodotto è fresco, si rompe nel viaggio, scade nel giro di 2 giorni, cioè, qui io non posso chiedere una marginalità bassa, cioè, io qui ho dei rischi che devo contemplare e che devo inserire nella marginalità, ma detto ciò, qui la grande distribuzione è forse l'unico che non guadagna, ma lo dico sul serio. Va bene, Andrea, ti ringrazio di questa risposta, ti ringrazio per essere stato così franco, così preciso, così puntuale, direi hai coperto una serie di temi che secondo me molta gente sente per la prima volta, incluso noi. Quindi ti vogliamo ringraziare. E sicuramente ci saranno altre occasioni in futuro per ritornare su questi temi. Grazie tantissime. Grazie a voi ragazzi, un piacere, grazie.